Allora, quali sono le vostre ragioni della presenza qui oggi per questo sciopero? Praticamente il silenzio dopo 21 giorni di protesta, partita da Ponte Barca l'8 di giugno e andrà avanti ad oltranza. Il motivo della protesta è dare una vera risposta agli agricoltori, dare risposta a tutte quelle famiglie che fino ad oggi hanno vissuto di economia agricola, dare risposta a un ente di bonifica come il Consorzio di Bonifica Nove Catania, dare risposta a 33 famiglie di cui operai specializzati che nel corso di un decennio hanno imparato a risolvere le problematiche consortili, per cui il Consorzio non riesce a fare a meno per gestire in maniera equilibrata le necessità ordinarie e straordinarie di stagione. Perché siamo qui? Perché vogliamo che venga portato alla responsabilità l'unica persona titolata, che è l'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici, il quale ha le condizioni politiche per poter far fronte sia al problema emergenziale sia al problema strutturale, emergenziale rimettendoci nuovamente al lavoro, strutturale definendo una volta per tutte quella che è un'odissea che va avanti da quasi un ventennio, quella di una riforma consortile che è partita nel 2014 e che ad oggi è arenata e che non può essere completata entro dicembre, così come ha dichiarato lui qualche giorno fa in qualche testata giornalistica. Siamo nel periodo di irrigazione, siamo nel periodo emergenziale. Per chi non riesce a percepire questo, è come se voi avete organizzato la vostra gita in famiglia, siete con la macchina pronta, la macchina vi si guasta e l'unico meccanico di zona vi risponderà: la macchina gliela sistemo entro dicembre. Significa avere fallito le vacanze, significa avere fallito la missione del Consorzio di Bonifica di Catania, che non è un lavoro semestrale, non è un lavoro stagionale, perché io sfido chiunque a trovare un meccanico solo per una stagione, io sfido chiunque a trovare un manovratore di mezzi pesanti in una stagione, un elettricista, un saldatore, un meccanico, e sono cose improponibili. Bisogna destagionalizzare una volta per tutte il personale e dare risposta a un'agricoltura, dare una risposta alla regione, dare una risposta all'elettorato che si fida di una politica che al momento risulta sorda, sorda da 21 giorni, sorda da oltre 2 anni.